Un giorno il vento portò la notizia di un branco che faticava a guardarsi intorno, dentro. Un po' confuso, pieno di progetti e di idee, ma un po' scoordinato. Quando qualcuno aveva un'idea o un desiderio, cominciava a muoversi per raggiungerlo. A guardarlo dall'alto sembrava di vedere un movimento vorticoso, come una girandola, come un ventilatore, come un turbine d'acqua o di aria. Chi era dentro invece non si accorgeva che c'era spazio e sufficienza per ognuno e dalla distanza giusta dagli altri. Questi animali si scontravano agitandosi per raggiungere ciascuno il suo posto. Sembrava che volessero stare tutti vicini e invece, a tendere l'orecchio, si sentivano versi che dicevano «Ma io volevo stare da solo, spostati più in là, ma dai!» Non proprio tutti si muovevano nello stesso modo. Qualcuno sembrava avesse intorno a sé una bolla, sfera che lo proteggeva e gli impediva di essere invaso ed invadere gli altri, lasciandolo un po' al lato. Il vento portava però anche un messaggio fiducioso. Questo strano branco, stravagante e scomposto, era ricco di tesori, di semi e di sorprese che nella confusione rischiavano di non essere scoperti, di non germogliare in tutta la loro bellezza o di non essere visti da tutti. Il vento faceva la sua parte, scuoteva, accarezzava, soffiava, sospingeva e non cessava quasi mai. Si sa che un gruppo di animali pieno di tesori, ricchezze e sorprese, quando è alleato del vento e sa organizzarsi al meglio, può viaggiare molto lontano. Per questo si decise di radunarsi in un luogo speciale per allenarsi e approfittare al meglio del tempo che rimaneva da passare insieme. Un nuovo suono lungo e sottile segnò l'inizio di questo tempo di allenamento. Danzarono intorno ad un centro chiedendo di essere accompagnati da tutte le forze amiche del vento. Per ricordarsi bene cosa accadeva, decisero a volte di registrarlo, decisero di prendere nota dei loro pensieri su come rispettarsi e volersi bene durante il viaggio. Alcuni erano pensieri personali, altri pensieri da condividere. Cercavano un ritmo comune, all'inizio ci fu bisogno di uno strumento che li guidasse in questa ricerca. Ognuno scandì il suo nome più e più volte, salendo e scendendo con il tono della voce. Infine lo depositarono in quel luogo speciale, ognuno in un posto diverso. Uno di loro lo nascose molto bene, ma gli altri erano stati attenti, lo trovarono e fu una festa. Nei primi tempi ciascuno era concentrato su di sé, prendeva nota con immagini, parole e movimenti di ciò che gli accadeva. A volte non era facile mostrare le proprie creazioni al resto del branco. La terza volta che si incontrarono in quel luogo qualcosa era cambiato. Si disposero intorno ad un cerchio superando la fatica di stare vicini a qualcuno di meno conosciuto. Furono invitati a trovare le parole giuste per rivolgersi l'uno all'altro. Il suono ascoltato fino in fondo e da tutti, compreso l'ultimo animale del branco che fino ad allora non aveva raggiunto quel luogo. Fu l'occasione per ripercorrere tutti insieme la strada compiuta fino ad allora. Il vento era diventato una brezza delicata, ma accompagnava ogni volta questo branco speciale nei suoi allenamenti, conservando la memoria di ogni cosa che accadeva. Un giorno il suono d'inizio mancò, tutti se ne accorsero, era andato in letargo per prepararsi riacquistando forza all'incontro successivo. Fu quella volta che ciascuno, nel silenzio del gruppo, immaginò e creò una bolla sfera tutta intorno a sé. Ognuno la immaginò con tanta precisione da poterla poi dipingere per vederla anche con gli occhi veri. C'era quasi silenzio, per qualcuno fu un momento di grande concentrazione, per altri di grande condivisione. Qualcuno scoprì di aver avuto una bolla simile a qualcun altro. Forse erano state così vicine da colorarsi un po' l'una del colore dell'altra, senza che i confini fossero impermeabili. Per qualcuno fu un piacere, per qualcuno un po' un fastidio. Ma sembravano tutti abbastanza soddisfatti dell'immagine che ne era uscita. Di lì in avanti, per 4 volte, i loro incontri furono riempiti dalle parole che ciascuno sceglieva con cura per raccontare la propria bolla sfera. Gli altri stettero ad ascoltare la voce di ciascuno. Non fu facile stare fermi ed in silenzio, e per questo ogni volta dedicarono anche un tempo al racconto in movimento. Stavano seduti in silenzio il tempo di 2 o 3 racconti e poi si ricaricavano danzando. Una volta fecero la danza dell'inizio, una volta danzarono nelle loro bolle sfere e si scoprirono più leggeri e più in alto del solito. Un'altra volta arrivarono al luogo speciale appesantiti, pieni di parole e oggetti che non riuscivano a lasciar stare.
comparve una scatola che si prese la briga di tenerle per loro. Ciascuno depose le sue pesantezze lì dentro con il patto di riprendersele al termine dell'incontro, sicuri che si sarebbero trasformate in qualcosa di più piacevole. Perfino il vento quel giorno, per non sconquassare tutto, dovette cedere un po' della sua potenza nella scatola. Le mani che la reggevano ne sentirono tutto il peso. Proprio quel giorno si chiusero nelle loro bolle sfere come prima della nascita e scoprirono come uscirne. Furono anche testimoni della nascita degli altri. Qualcuno disse che aveva provato una strana emozione, molti gioia, felicità, qualcuno rabbia, qualcun altro disse che era come rinascere nei tempi antichi. Un'altra volta ancora, quando tutti i racconti erano terminati, fecero finta di visitare una mostra ed andarono a visitare le bolle sfere di tutti. Lasciarono delle parole e dei messaggi ai creatori di quelle che più li avevano attratti. Tornare alla propria bolla sfera e trovare i messaggi lasciati dagli altri fu emozionante, anche un po' imbarazzante. Rinforzati dalle calde parole degli altri componenti del branco, tornarono nelle loro bolle sfere e riprovarono ad uscire come gli animali quando escono dal loro uovo. Questa volta sembravano più sicuri, un po' più esperti. C'era un po' più di silenzio e di attenzione da parte di chi stava a guardare. Uno solo di loro decise di rimanere ancora un po' di tempo nel proprio uovo ed il branco lo lasciò fare, senza chiedergli troppe spiegazioni. Giunse la notizia che il mondo era abitato da moltissime specie differenti di animali, branchi un po' meno stravaganti del loro, ma espertissimi proprio in ciò in cui loro faticavano: muoversi tutti insieme, di fianco o in fila, in gruppo, coordinati, nell'acqua o sulla terra o in aria, in una direzione comune e con un ritmo comune. Allora venne loro un'idea. Studiamoli, impariamo da loro, così potremo andare lontano anche noi. E così fecero. Ognuno di loro creò l'immagine dell'animale che era uscito per gioco dalla sua bolla sfera. Il vento si trasformò in quell'occasione in un uccello esperto e dalle grandi ali che indicò la strada allo strano branco variopinto e li condusse attraverso uno spazio tutto da inventare.